siamo soffermati abbastanza per vedere quelle che sono le curve di prestazioni di un po' morto e torno un po' avanti, diciamo, quelle che sono, si chiamano curve di prestazione, la curva di andamento di una coppia, l'andamento di una potenza, si chiamano curve di prestazioni dei motori, e sono molto utilizzate, sono molto utili per avere subito una rappresentazione veramente interpretabile di come appunto l'effetto utile, la potenza meccanica che questi impianti sono chiamati a sviluppare possa essere resa disponibile all'utente. Quindi al di là di quei disegnini che faccio io la lavagna, vediamo in maniera un po' più pulita. Allora, il ragionamento è questo, l'avevamo fatto ieri, diciamo, il progettista disegnando opportunamente il sistema di aspirazione e scarico del motore, e riesce a dare alla curva della, abbiamo detto, dell'erogazione della coppia motrice sul campo di funzionamento del motore, insomma, un intervallo, trovate anche dei numeri qui questa volta, tipici del regime di rotazione di un motore piccolo, e si chiamano piccoli e veloci per intendere quelli per la trazione stradale del tipo ad accensione comandata, e dare appunto a questa curva la forma che si ritiene più opportuna per quel tipo di applicazione. Sostanzialmente abbiamo visto cercare quello che si può fare è privilegiare questi valori verso basse velocità di rotazione, oppure ottenere i valori elevati in corrispondenza di elevati regimi. Abbiamo visto che significa, abbiamo visto le differenze, abbiamo visto anche delle possibilità di avere valori elevati in un ampio campo di funzionamento, con, piuttosto che avere una curva così marcata, qui avere anche un andamento piuttosto piatto. Oggi è abbastanza diffusa questa tendenza. La cosa significativa è che, data la curva di coppia, evidentemente si può ricavare la curva della potenza, okay? che si ottiene appunto moltiplicando per ogni punto per punto nelle opportune unità di misura, chiaramente adoperando gli opportuni coefficienti di conversione, le ordinate per le ascisse del nostro diagramma, e quello che viene fuori appunto è una curva di potenza di questo genere. Quello che possiamo sottolineare è, come vedete, fino a questo punto la potenza cresce in maniera, vedete, rispetto, il tratteggio rappresenterebbe la crescita
lineare della potenza, quella che si avrebbe appunto se la coppia fosse costante, quindi la potenza crescerebbe soltanto perché cresce il regime di rotazione. Nell'esempio che qui stiamo guardando invece troviamo che da questo punto fino a quest'altro la coppia cresce, quindi da questo regime fino a quest'altro crescono entrambi i fattori che determinano i valori della potenza, e quindi abbiamo una crescita più rapida più che lineare, quindi una crescita, vedete, si impenna più rapidamente rispetto alla crescita lineare. Dopodiché invece potete osservare c'è un cambio di pendenza, la potenza continua a crescere ma sempre più lentamente, cresce fino ad un certo punto C, cresce perché prevale l'effetto dell'aumento della velocità di rotazione, perché la coppia, come state vedendo, sta incominciando a diminuire. Fisicamente questo significa che io da ogni ciclo di lavoro ottengo sempre meno lavoro, però faccio più cicli nell'unità di tempo, e quindi questo spiega la crescita ancora della potenza. Chiaramente fino ad un certo punto, perché poi il mio ciclo, proprio geometricamente, l'area di del ciclo, immaginate quello di alta pressione, no? Sul piano PV che abbiamo visto tante volte, l'area di quel ciclo diventa sempre più piccola, quindi raccolgo sempre, significa che raccolgo sempre meno lavoro, faccio un ciclo sempre più piccolo, anche se ne faccio sempre più numerosi, arriverà un momento in cui il lavoro che raccolgo a ogni ciclo è diventato molto piccolo, anche se faccio sempre più cicli nell'unità di tempo, questo aumento della numerosità dei cicli non compensa la loro scarsa, lo scarso valore del lavoro che raccolgo per ogni ciclo, e quindi vedete la potenza comincerebbe a diminuire. Di fatto quello che nella pratica si fa, effettivamente i motori sono calibrati in modo da consentire un regime massimo di rotazione di poco superiore al regime di potenza massima. Chiaramente, come potete intuire facilmente, non ha senso continuare a spingersi da questa parte, perché come potete vedere la potenza che posso ottenere qua giù la potrei ottenere più tranquillamente da quest'altra parte con minori sollecitazioni sugli organi mobili del motore, e quindi non avrebbe nessun senso continuare. Quindi c'è giusto questo piccolo margine di tolleranza, ripeto, il regime massimo è leggermente più alto rispetto al regime di potenza massima. Chiaramente l'inversione della presenza del flesso che dà il cambio di pendenza è in corrispondenza del punto di coppia massima. Questa evidentemente questa coppia per ogni punto sulla curva della potenza è proporzionale alla tangente di quest'angolo, cioè formato dalla retta che passa per l'origine con l'asse delle ascisse. E quindi qui abbiamo il massimo valore per questa tangente a cui corrisponde il livello di coppia massima. E questo appunto ci serviva per chiarire bene e completare, diciamo, il commento alle considerazioni che abbiamo fatto ieri. Ok? Tutto chiaro? A questo punto ieri abbiamo fatto abbastanza tardi, non ho avuto il tempo di mettere in funzione questa cosa. Adesso dobbiamo dire qualche altra cosa e poi lo riaccendiamo. E,
Allora, qualche considerazione ancora per completare il quadro. Scriviamo per l'ultima volta l'espressione della potenza. E diciamo, dobbiamo sicuramente, prima di chiudere, dobbiamo ancora aggiungere qualche concetto importante. Abbiamo detto più di una volta, vi ho richiamato, abbiamo fatto la considerazione che questo tipo di impianto motore termico deve il suo successo, il fatto che sia ancora oggi, dopo 160 anni praticamente, così affermato per quanto riguarda i mezzi di trasporto, diciamo, il motivo di questa longevità, chiamiamola così, sta principalmente nella sua capacità di adattarsi, di erogare appunto la potenza richiesta dall'utente in un campo molto ampio, fra il valore massimo sul quale, nelle considerazioni che abbiamo fatto nei giorni scorsi, anche un attimo fa, chiaramente erano riferite a questo. Però appunto abbiamo detto la caratteristica importante è la sua capacità, rispetto ad altri impianti motori termici, di adattarsi molto bene, rapidamente soprattutto, a variazioni di potenza che nell'arco di pochi momenti questi impianti motori vengono richieste potenze che possono essere il minimo compatibile, giusto per tenere in funzione l'impianto, fino al valore massimo o prossimo al massimo che quel tipo di propulsore sia in grado di erogare. E allora, per coerenza con tutte queste considerazioni che abbiamo fatto, dobbiamo aggiungere, prima di chiudere, mi sembra importante aggiungere come fa, dove si interviene per regolare la potenza, quali sono gli strumenti che si adoperano per regolare la potenza. E qui dobbiamo fare una distinzione fra le due famiglie di cui abbiamo parlato, le due tipologie di motore, il motore cosiddetto ad accensione comandata, quello che si ispira al ciclo di riferimento 8, cosiddetto ciclo di Nicholas Otto, e viceversa, in maniera differente viene regolata la potenza per i motori ad accensione per compressione, ovvero quelli che si ispirano al ciclo di Rudolf Diesel. Ok, cominciamo dal motore ad accensione comandata, almeno il tipo più tradizionale e più diffuso, e questo motore regola la potenza, no, anzi facciamo il contrario, poi cominciamo dal motore diesel, che è più semplice. Il motore diesel regola la potenza in modo appunto più semplice, più intuibile, nel senso che rispetto al valore nominale della potenza, questa può essere variata facendo variare il rapporto il rapporto di miscela. In pratica, per ogni velocità di rotazione, il motore diesel aspira sempre la stessa portata d'aria, sia che serva a poca potenza, media o tutta la potenza.
varia appunto il risultato, l'output, varia in funzione della quantità di combustibile che si inietta al variare appunto della richiesta di potenza. E in pratica, infatti, è qui nella nostra espressione a denominatore, e quindi quello che fa questo motore è appunto adottare delle miscele molto magre, ultramagre, quando ha bisogno di bassi o bassissimi valori della potenza, via via, diciamo, arricchisce questa miscela, nel senso che all'interno di quella quantità di aria aumenta la quantità di combustibile iniettato, di conseguenza diminuisce il rapporto alfa, vi ricordo l'abbiamo definito come rapporto tra la portata d'aria sulla portata di combustibile utilizzato dal motore. Quindi alfa, questo rapporto di miscela, come vi avevo detto, subisce delle forti variazioni. Dal punto di vista un po' pratico, giusto per darvi qualche ordine di grandezza, vi ricordo che per il combustibile tipicamente utilizzato dal motore diesel, lo sapete bene, tradizionalmente il cosiddetto gasolio, che è un distillato del petrolio, una frazione più alto bollente rispetto a una miscela di tanti idrocarburi, con una molecola un po' più lunga, un po' più pesante rispetto agli idrocarburi che caratterizzano quella miscela che conosciamo col nome commerciale di benzina. L'idrocarburo di riferimento, vi ricordate, per il gasolio è l'esadecano, il C16H34. Okay? Per l'esadecano il valore stechiometrico è intorno a 14.4-14.5 circa. Il motore diesel non adotta mai una miscela stechiometrica, lavora sempre nel campo delle miscele magre, a partire da un valore intorno a 18, può essere 17,5, può essere 19, diciamo intorno a 18, fino e quando adotta questo valore. Per il motore diesel 18 è una miscela magra, sì, ma diciamo è il minimo del magro, insomma quasi si avvicina allo stechiometrico, e adotta quindi 18 quando ha bisogno di tutta la potenza che quel motore è in grado di erogare. Quando ha bisogno di una potenza minore, viene iniettata una quantità di combustibile minore, e quindi questo rapporto cresce tranquillamente, 30, 40, eccetera. Quando gira al minimo nelle situazioni di traffico urbano, immaginate in un garage per fare una manovra, quindi ha bisogno proprio di una potenza, questo sfiora un rapporto pari circa a 70 come rapporto massa d'aria su massa di combustibile, e quindi in questa maniera si ottiene questa regolazione. E questo, come vi dicevo, è il sistema più semplice e più naturale, diciamo, si chiama anche regolazione per qualità, perché appunto si varia la qualità della miscela, e diciamo è anche dal punto di vista termodinamico sicuramente più conveniente, per due motivi. Uno, perché l'adozione in un campo abbastanza ampio di funzionamento, cioè per tutte le potenze da medio basse a medio alte, da medio alte a medio basse, e adottare miscele mediamente magre, abbastanza magre, consente di avere una buona efficienza della combustione,
e consente anche minori perdite per scambio termico, perché appunto le temperature cominciano in camera di combustione, chiaramente si abbassano al crescere del rapporto di miscela, quindi il flusso di calore che si disperde per calore che viene ceduto alle pareti del motore, abbiamo detto l'espansione non è assolutamente adiabatica, vi ricordo, forse non l'abbiamo detto, colgo l'occasione per farlo adesso, che questi propulsori hanno una caratteristica che termodinamicamente è assai sconveniente, cioè rispetto agli altri impianti motori che abbiamo studiato, fanno una cosa strana, ovvero vengono raffreddati, le pareti del propulsore sono raffreddate, c'è tutto un impianto, c'è tutto un circuito di raffreddamento per controllare, per tenere appunto le pareti dei cilindri, la testa e tutto quanto, insomma, diciamo tutto il perimetro del nostro impianto sotto controllo dal punto di vista della temperatura. Sapete, c'è un, di solito sono raffreddati con acqua, raramente con aria, la maggior parte dei casi sono raffreddati con acqua che asporta questo calore, l'acqua a sua volta poi viene raffreddata dall'aria circostante. Okay? Questo chiaramente dal punto di vista termodinamico è un po' una contraddizione, perché noi per ottenere lavoro produciamo energia termica, perché la produciamo grazie alla fonte primaria che è l'energia chimica del combustibile, perciò facciamo tutta questa trafila. Se poi raffreddiamo, appunto dal punto di vista termodinamico è una sorta di contraddizione. Però è necessaria, è indispensabile, se non si facesse non funzionerebbe, insomma, questa cosa si romperebbe, insomma, non avrebbe modo di funzionare, diciamo, le pareti metalliche raggiungerebbero temperature non compatibili con un normale funzionamento, con la resistenza, con la lubrificazione a cui sono evidentemente soggetti e via discorrendo. Chiaramente il calore ceduto quindi all'esterno, che rappresenta una discreta fetta del Q1, del calore introdotto, il calore Q1 che noi introduciamo in questi motori, che se ne fa? Sicuramente in parte è il lavoro utile che riusciamo ad ottenere, poi una parte consistente se ne va con i gas di scarico, no? Però una fetta non trascurabile fra il 20 e il 30% di Q1 è il calore che trasferiamo all'esterno per scambio termico con le pareti, che appunto vengono raffreddate dall'apposito circuito di raffreddamento. È una perdita quindi secca che chiaramente quanto più si riesce a contenere questa, tanto a parità di Q1, tanto maggiore risulta il lavoro utile, quindi ne beneficia il lavoro e quindi il rendimento del propulsore. È cosa nota da tempo, i progettisti si sforzano di tenere minima quella quantità, ma meno di tanto non si riesce. Qualcuno aveva fatto sognare il cosiddetto motore adiabatico, cioè quindi quello che non ha bisogno di essere raffreddato, quindi non scambia, e questo però significava realizzarlo praticamente non nei tradizionali metalli che noi conosciamo, ma in materiale ceramico. È stato fatto qualche prototipo, però evidentemente non ha dato i risultati sperati, e quindi insomma, che io sappia, in produzione non ci sono motori di
Comunque, questo detto, quindi come dicevo, c'è anche da considerare l'aspetto che minimizzare questa perdita significa un tutto vantaggio in termini di lavoro e di rendimento. È chiaro che quella quantità di calore ricevuto, il flusso termico dal gas caldo presente all'interno dei cilindri verso le pareti, questo flusso chiaramente dipende dal delta T, dalla differenza di temperatura gas-parete. Se il gas, insomma, ha una temperatura più contenuta, evidentemente diminuisce questo flusso di calore. Le miscele magre o molto magre chiaramente danno vita a prodotti della combustione più diluiti, quindi con temperature più contenute, e quindi questa perdita, stiamo parlando di qualche punto percentuale, non immaginate più di tanto, qualche punto percentuale diciamo, si può recuperare nel momento in cui vengono appunto adottate miscele fortemente magre. Ok? E quindi ecco perché dicevo è un sistema che di regolazione è abbastanza efficiente, insomma, è sicuramente il miglior sistema per regolare. Ed è quello appunto utilizzato dalla tipologia di motore che abbiamo chiamato motore ad accensione per compressione, motore diesel. Il motore ad accensione comandata di tipo tradizionale può adottare questo tipo di regolazione perché diciamo, ricordiamoci che alla base delle differenze ci sono c'è la differenza fra le modalità con le quali viene sviluppato si sviluppa il processo di combustione. Questa è la differenza principale tra queste due tipologie, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, è passato un po' di tempo perché è una delle prime cose che abbiamo detto, però ricordo che ne abbiamo parlato. La differenza di fondo fra queste due tipologie di motori sta nella modalità di svolgimento del processo di combustione. La modalità quindi che caratterizza il motore ad accensione comandata, cioè quello sviluppo progressivo della fiamma, quella propagazione che inizia intorno ad un primo nucleo e poi progressivamente si propaga a tutta la miscela di aria e combustibile presente in camera, questo modo di funzionare, di fare avvenire la combustione non si sposa, diciamo, non è compatibile con miscele estremamente magre, proprio perché l'abbassamento della temperatura che consegue all'adozione di una miscela molto magra in pratica rende impossibile questa propagazione, come si suol dire, del fronte di fiamma, e che inevitabilmente finisce per spegnersi nel momento in cui questa velocità di propagazione diventa tanto bassa da impedire la trasmissione del calore dalla zona di reazione alla miscela che sta davanti a questo che abbiamo a suo tempo abbiamo anche definito, si chiama fronte di fiamma. Quando il fronte di fiamma rallenta troppo, la fiamma finisce per spegnere. Quindi diciamo che il motore ad accensione comandata non digerisce la miscela magra, e questo è un suo grosso limite, è il suo punto debole, il tallone d'Achille del motore ad accensione comandata, quello di non digerire miscele, di non sopportare miscele magre, nel senso che in alcune condizioni di funzionamento
il rapporto stoichiometrico è simile a quello del gasolio, chiaramente l'idrocarburo di riferimento per le benzine che sono ancora oggi, diciamo, il combustibile più adoperato, però come sapete si stanno diffondendo anche combustibili gassosi. La benzina, come dicevamo, al pari del gasolio è una miscela, è un nome commerciale di una miscela di N idrocarburi. L'idrocarburo di riferimento è l'isottano C8H18. E per l'isottano diciamo, per la miscela di idrocarburi di cui l'isottano è il riferimento, il valore stoichiometrico è simile a quello del gasolio, oscilla fra 14,6 e 14,7. Ok, e come dicevo, in alcune condizioni di funzionamento del motore, quando non gli si richiedono transitori, non si richiede il massimo della potenza, il motore di accensione comandata può adottare miscele leggermente magre, cioè dove alfa vale 15, 16, al massimo 17, ok? Non più di tanto, non più di tanto. Ok? E diciamo, quando viene richiesta la massima potenza si può spostare nel campo del ricco fino a rapporti di miscela che vanno intorno a 12, casi limite fino a 11. Okay. Quindi chiaramente non riuscirebbe a regolare la potenza nel momento in cui, come vi dicevo, c'è bisogno che il motore eroghi una potenza minima per una marcia nel traffico cittadino, per manovre di parcheggio. Se può arrivare al massimo a 16-17 come rapporto di miscela, a differenza del motore diesel che arriva fino a 70 in quelle condizioni, è chiaro che questo sistema non può regolare la potenza. Di fatto ha una logica completamente diversa. Tornando a delle considerazioni che abbiamo fatto nei giorni scorsi, il motore di accensione comandata lavora con un alfa quasi costante per diversi motivi, ma diciamo il motivo principale, per coerenza con quello che abbiamo detto, per il momento, poi aggiungeremo qualche dettaglio, per il momento diciamo che il motivo principale è che, come abbiamo detto più volte, il valore di alfa influenza in maniera sensibile la qualità del processo di combustione. Quindi chi si occupa dell'ottimizzazione di questo processo individua un valore di alfa ottimale per quel motore, per quel modo di funzionare, all'interno di questo campo di variabilità che abbiamo visto è abbastanza ristretto. Quindi il valore di alfa si tiene sul campo di funzionamento del motore abbastanza costante, oppure, come abbiamo detto, poco variabile, ottimizzato per altre ragioni, appunto con l'obiettivo di avere la migliore qualità del processo di combustione, che significa miglior rendimento della combustione stessa, significa la minore produzione di inquinanti anche soprattutto. Ok? E quindi che significa che se alfa rimane più o meno costante su tutto il campo di funzionamento, significa che nel momento in cui io voglio regolare la potenza, ad esempio voglio ridurre la potenza, andiamo a scendere dal valore nominale, significa che evidentemente devo impiegare meno combustibile, no? Perché tutto questo è sempre uguale a m punto con c con i. Ok, quindi se voglio ridurre la potenza da un valore nominale ad un valore più basso, è chiaro che questo lo devo ridurre, però non lo posso fare più a parità di portata d'aria, devo adeguare. Se riduco del 10% m punto con c, dovrò ridurre del 10% m punto con a, del 20, del 30, del 50% di quanto riduco la portata di combustibile, di tanto devo ridurre anche la portata d'aria. Ok? Quindi letteralmente devo intervenire su quel sistema di aspirazione che
ci porta l'aria all'interno, perché speriamo, qui ho un aggeggio che si chiama iniettore, che mi manda una certa portata di combustibile, e qui ho il mio sistema di aspirazione che mi fa entrare una certa portata d'aria. Quindi ci sarà un sistema che in funzione della potenza mi regola la portata di combustibile che l'iniettore va a spruzzare più o meno da queste parti verso la fine del condotto di aspirazione, in prossimità della valvola di aspirazione. Però appunto abbiamo detto il tutto lo deve fare ad alfa costante, quindi quando questo diminuisce dovrà diminuire la portata d'aria, quindi significa che ci deve essere un organo evidentemente che parzializza la portata d'aria, ok? Tipicamente questo organo è una valvola che si apre e si chiude in questo modo, nel senso che appunto quando è chiusa quando è aperta praticamente è un segmento che si mette così parallelo al flusso dell'aria, ostacola minimamente, e poi quando si chiude va a parzializzare, assomiglia vagamente alle ali di una farfalla, e per questo viene chiamata valvola a farfalla. È quella che trovate, vedete qui, vedete? Così è tutta aperta. Allora, questa qui è quello che quando c'era il controllo meccanico, questo qui è collegato al filo, al pedale dell'acceleratore. Praticamente quando voi lo tirate aprite la valvola, ecco qua. Quindi questa è la posizione di potenza massima, di massimo carico, non di potenza massima, di massimo carico sul motore, la farfalla tutta aperta, ok? Quando avete bisogno di meno potenza, chiudete. Ok? Questo fatto, appunto, quindi questo significa che cosa stiamo facendo, quindi qui nell'espressione della... Se alfa rimane costante, chi è che varia? Varia il lambda V. E questo fatto è assolutamente deleterio in termini di rendimento, perché appunto quando dobbiamo regolare facciamo qualcosa, diciamo, il contrario di tutto quello che abbiamo detto fino a ieri, tutti quegli accorgimenti per migliorare, no, questo lambda V. In pratica, per esigenze di funzionamento, insomma, è chiaro che questa potenza la dobbiamo regolare in qualche modo, non lo possiamo fare tramite alfa. E lo facciamo tramite lambda V, cioè quando chiudiamo quella valvola praticamente facciamo incrementare, impennare verso l'alto in maniera drammatica le perdite di carico concentrate su quella valvola, okay? Quindi il termine sottrattivo sulla pressione dell'aria cresce a dismisura con la farfalla semichiusa, la perdita concentrata sulla farfalla è enorme. Il lambda V crolla a valori bassissimi, e in quelle condizioni di funzionamento il rendimento del motore, che già questi produttori non hanno un rendimento oggi come oggi particolarmente elevato per un impianto di conversione, abbiamo detto una buona turbina a gas in ciclo semplice supera il 40%, in ciclo combinato non ne parliamo, superiamo il 50%, un motore ad accensione comandata supera di poco il 30% nelle migliori condizioni, un diesel veloce un po' di più, diciamo, supera il 35%, un diesel piccolo e veloce, ok? Ma 32-33% di rendimento, quindi un valore non brillante, diciamo, è quello che si ottiene nelle condizioni di massima apertura di quella valvola. Quando la vado a parzializzare, questo valore scende progressivamente in maniera anche drammatica, nel senso che se la valvola è molto parzializzata, quindi quando richiedo poco carico motore, quindi nelle condizioni di traffico urbano, eccetera, dove viaggio con questa farfalla quasi tutta chiusa, quel rendimento crolla intorno al 20%,
ok? Quindi drammaticamente 20, anche 18%, insomma, in alcune condizioni. Questo fisicamente che cosa sta succedendo? Sta succedendo che forse avevo in macchina che passa molto presto a fare uno scalo doppio qui. Questa è la condizione a massimo carico, con un carico fortemente parzializzato. Che cosa succede? Ok, io introduco meno combustibile, quindi produco meno lavoro, faccio un ciclo più piccolo, quindi a carico parzializzato questo ciclo, invece di essere così, diventa un ciclo così. Ok. E allora dico, va bene, ottengo una potenza per esempio metà, perché ho introdotto metà del combustibile, e quindi questo mi farebbe pensare che se fosse così, appunto, il rendimento resterebbe invariato, perché numeratore e denominatore nell'espressione del rendimento sarebbero variati della stessa percentuale. Il fatto non è così, perché facendo la regolazione in questi termini, come vi dicevo, quindi aumentando drasticamente le perdite causate da questa valvola a farfalla, significa che questa pressione che stava qui, questa depressione, cresce sempre di più mano a mano che chiudo la farfalla, diciamo, questa curva si sposta sempre più verso il basso, ok? Vi ricordo che questa è una perdita, è quel lavoro di l'area di questo ciclo che si chiama ciclo di pompaggio, rappresenta quel lavoro di pompaggio che abbiamo scritto più di una volta, è quello che dobbiamo sottrarre, il lavoro utile. Lordo è rappresentato dall'area del ciclo di alta pressione, questo qua, a cui dobbiamo andare a sottrarre quest'area del ciclo di bassa pressione. Quest'area cresce mano a mano che parzializziamo quella farfalla, ok? Quindi se in percentuale il ciclo di alta pressione si riduce del 50%, io non ottengo però una riduzione di potenza del 50%, ma del 60%, perché a quella si accompagna, quindi perché non ho soltanto ridotto volutamente il lavoro di espansione, ma diciamo inevitabilmente aumenta anche il lavoro di pompaggio, una perdita. Quindi io riduco del 50% la portata di combustibile, ma la potenza per esempio si riduce del 40%. Quindi se mi vado a calcolare il rendimento in quelle condizioni, evidentemente è peggiorato rispetto al massimo carico. Ok? Chiaro. E quindi faccio questa regolazione, si dice per quantità, perché appunto non vario la qualità della miscela, quella è cosa, ma ne vario proprio la quantità. Ed è un punto, come vi dicevo, è sicuramente un punto debole del motore ad accensione comandata, che tradizionalmente è costretto a questa tipo di regolazione, perché appunto non mal digerisce le miscele magre, e quindi non ha altra strada. Ok? Chiaro? Sono dubbi? Posso? Okay.
Allora, ultima considerazione conclusiva, e poi cambiamo. Allora, visto che appunto parlando della regolazione abbiamo introdotto questa importante differenza fra il modo di funzionare del motore diesel e il motore ad accensione comandata, e credo che per chiudere sia utile fare un po' di considerazioni su queste due tipologie. Voi sapete, l'ingegnere sa bene, che nel momento in cui è possibile, sono possibili 1, 2, 3, n varianti di una certa soluzione, se esistono entrambe, come nel caso di queste famiglie, vuol dire che sono valide entrambe, se no se ne farebbe una sola, non so se rendere un serio motivo, insomma esisterebbe solo una tipologia di motore. Abbiamo studiato impianti con turbine a gas, abbiamo visto che teoricamente si potrebbero fare sia a circuito chiuso sia a circuito aperto. Poi abbiamo detto che i vantaggi del circuito aperto sono talmente tali che non vale la pena fare, non è redditizio fare impianti con turbina a gas a circuito chiuso. Di fatto sul mercato forse un impianto su 1000 è a circuito chiuso e 999 sono a circuito aperto. C'è una netta. Questa cosa appunto non la possiamo dire a proposito di queste due tipologie di motori, quindi evidentemente ci sono delle caratteristiche differenti, un po' le avrete intuite fra tutte le cose che abbiamo detto finora, forse è bene metterle in ordine adesso che stiamo concludendo questa disamina di questo tipo di impianto motore termico. Allora, diciamo, motore, sempre guardando un po' questa espressione più qualcun altro. Allora, il motore ad accensione comandata, per esempio, ha la caratteristica appunto di avere, diciamo, la sua caratteristica di fondo è quella di avere quella che proprio ieri chiamavamo potenza specifica, cioè potenza per unità di cilindrata, quindi, quindi bloccando la cilindrata, la potenza che eroga un motore di una certa cilindrata è abbastanza elevata e sicuramente nel confronto è più elevata rispetto a quella che si riesce a ottenere da un motore diesel, appunto a parità di questi parametri che stiamo prendendo in considerazione. Questo per due motivi fondamentali, stanno scritti qua dentro i termini della questione. Uno, ne abbiamo appena fatto cenno, alfa, nel senso che abbiamo detto che in condizioni di potenza massima il motore diesel al limite abbassa, riduce alfa fino a 18, non può per motivi appunto di formazioni di fumo eccetera, di stress termici, non può scendere al di sotto di 18, mentre invece il motore d'accensione comandato in alcune condizioni può portare un alfa a valore, diciamo, intorno a 12. Quindi, siccome sta qui al denominatore, tra 18 e 12 c'è una differenza di circa un 50%, e questo quindi come valore percentuale, quindi questo vi dà un'idea di, è uno dei motivi per il quale la potenza specifica, quindi se io non intervengo sulla cilindrata, a parità di condizioni di riempimento del cilindro, quindi a parità di lambda V, riduce la potenza. L'altro motivo, anche abbastanza importante, è la velocità di rotazione massima, che tipicamente è più bassa per il motore diesel.
Questo per due motivi. Il principale motivo, che non vi fate ingannare dall'apparenza, perché il motivo principale è di ordine diciamo fluido dinamico, il motivo principale appunto sta in questi due diversi processi di combustione. Senza entrare nei dettagli, il processo di combustione cosiddetta eterogenea, no? L'abbiamo definita così qualche giorno fa, che caratterizza la combustione del motore diesel, è un processo un po' più lento, a parità di parametri e di condizioni al contorno, è un processo un po' più lento rispetto a quello della combustione omogenea con la propagazione del fronte di fiamma che abbiamo visto caratterizza il motore ad accensione comandata. Chiaramente, ancora una volta, lo so che lo sapete, ma vi insisto, scusate, quando dico un po' più lento, un po' più è chiaro, è tutto un discorso di relazione, insomma, cioè parliamo comunque di tempi brevissimi, insomma, che in valore assoluto sono molto brevi, dell'ordine dei millesimi, in qualche caso dei centesimi di secondo, però come abbiamo imparato a vedere sono dei tempi confrontabili con i tempi caratteristici di funzionamento del motore. Ora, come abbiamo avuto modo, insomma, per coerenza, insomma, per vedere come tutte le cose che diciamo hanno una loro logica e non è che le diciamo a caso, se ricordate quel diagramma, l'abbiamo chiamato diagramma indicato aperto, ricordate che quello che normalmente si fa è concentrare la combustione più o meno a cavallo del punto morto superiore, ok? Ricordate, l'abbiamo visto proprio ieri. Quindi, diciamo, la combustione deve avvenire in un certo intervallo di tempo pari al tempo che impiega l'albero del motore a compiere questi gradi di rotazione, ok? Evidentemente al crescere della velocità di rotazione questo tempo diminuisce, okay? Il che significa che quanto più gira veloce il motore, evidentemente con l'obiettivo di tenere confinata la combustione sempre grosso modo nello stesso intervallo angolare, di fatto si tollerano degli allargamenti. È chiaro che a 1000 giri potrebbe essere questa, a 2000 può diventare quest'altro, a 5000 potrà diventare quest'altro, ma non di più, chiaramente. Più di tanto non possiamo dilatare la durata angolare della combustione. Vuol dire che quindi il tempo a disposizione va riducendosi proporzionalmente all'incremento della velocità di rotazione. Poiché appunto, come dicevamo, il processo di combustione del motore diesel è un po' più lento rispetto a quello del motore ad accensione comandata e non trae beneficio dalle maggiori velocità del motore, insomma non è che acceleri lo sviluppo della combustione. Per questi motivi, appunto, bisogna lasciare un po' di tempo, lasciare a disposizione per la combustione. Lasciare un po' di tempo significa non esagerare con n, ok? Che più è grande n, minore il tempo a disposizione per la combustione, e quindi questo limita verso l'alto questo. Oggi ci sono stati grandi progressi in questo senso, magari dopo facciamo una chiacchiera su questa cosa, adesso la rimandiamo a questo, dopo non perdere il filo, però diciamo appunto sono grandi progressi nel senso che il regime massimo di rotazione di un motore diesel per automobile, per applicazione automobilistica, non è molto più basso di quello di un motore d'accensione comandata per applicazione automobilistica,
però per esempio, quindi il divario si è accorciato, però per esempio non troverete mai un motore diesel gira a regimi tipo quelli delle motociclette, 10.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 giri, tipo le vetture da competizione che arrivano a 15.000, 18.000 e roba di questo genere, non è proprio compatibile. All'inizio avevo detto per due motivi, questo sulla fluidodinamica della combustione è sicuramente il principale, ce n'è anche un altro, ma che erroneamente viene indicato come principale, ma è soltanto un qualcosa di aggiuntivo a questa considerazione. Il punto è che, l'avevamo detto all'inizio, non so se ancora lo ricordate, quindi facciamo bene a ribadire queste cose, il motore diesel non a caso si chiama motore ad accensione per compressione. L'accensione per compressione significa appunto che l'aria aspirata viene compressa fino ad una certa pressione all'interno del cilindro, in modo tale che oltre all'incremento di pressione acquisisca anche un incremento di temperatura tale da poter fornire, quindi il calore incamerato dall'aria compressa fornisce, come sapete, l'energia di attivazione alla reazione, quindi non c'è bisogno di quella scintilla che si fa scoccare fra gli elettrodi della candela, questo l'abbiamo detto in partenza. Tutto questo significa che il ciclo del motore diesel è caratterizzato da valori di pressione complessivamente più alti, circa doppi rispetto a quelli di un motore ad accensione comandata, ok? Quindi c'è un problema strutturale, significa che il progettista non termico ma strutturista del motore dovrà andare a proporzionare gli organi in per queste maggiori pressioni, ok? Quindi è chiaro che appunto quando io vado a stabilire lo spessore della camicia del cilindro, ma soprattutto degli organi in moto, quindi il pistone, la biella, la manovella, dovrò, evidentemente il mio dato di input è proprio il livello di pressione massima all'interno del cilindro. Quindi questo significa aumentare, con gli spessori aumentano le masse, d'accordo, di questi organi, in particolare quella dello stanfo. E fino a ieri, appunto, abbiamo, per altri motivi, abbiamo richiamato più volte il discorso che, diciamo, che c'è il problema delle forze di inerzia che sono proporzionali, sono linearmente proporzionali alla massa degli organi dotati di moto alternativo e sono proporzionali al quadrato della velocità con cui questi organi si muovono. E quindi è chiaro che per tenere sotto controllo queste forze, al crescere di questa massa devo limitare la velocità. E quindi c'è anche questo ulteriore motivo, ma ripeto, questo è di secondaria importanza rispetto al problema sulla durata della combustione. Quindi per questi motivi dicevamo, allora riepilogando, ecco che per regimi di rotazione più bassi, alfa più elevati, comportano questa differenza in termini di quella che si chiama appunto potenza specifica, cioè la potenza per unità di cilindrata. Ok? Chiudiamo questa cosa aggiungendo un'altra cosa. Viceversa, proprio queste caratteristiche di cui stiamo parlando in questo momento, anche ad altri propositi, giocano, quindi da una parte limitano la potenza specifica, però da un'altra
rappresentano anche delle caratteristiche favorevoli a questa tipologia di motore. Cioè, una, ne abbiamo detto prima, il fatto di poter lavorare con miscele magre è sicuramente un vantaggio in termini di rendimento. Due, è la regolazione della potenza tramite appunto la variazione di alfa consente di avere quel valore del rendimento che diciamo massimo, non dico costante, ma quasi costante, insomma si abbassa di molto poco quando io regolo la potenza anche a livelli molto bassi. Mancando quella perdita secca introdotta dalla valvola di strozzamento, la valvola a farfalla è una valvola di strozzamento, e quella caduta così vistosa di rendimento viene a mancare, non c'è. E quindi questo è a favore. Il discorso sulle pressioni, quindi l'elevato rapporto di compressione utilizzato da questi motori, e anche ancora una volta va a tutto vantaggio del rendimento. Vi ricordo, questo è comunque una macchina a combustione interna. Se vi ricordate l'espressione che ricavammo a proposito delle turbine a gas, per il motore diciamo non c'è molta differenza, ma è comunque sicuramente proporzionale al rapporto di compressione. C'è poco. Non c'è dubbio su questo, che all'aumentare del rapporto di compressione migliora il rendimento del motore. Il motore diesel ha un rapporto di compressione in percentuale parecchio più alto rispetto a quel quasi il doppio. Una volta era proprio il doppio, oggi un po' meno per tanti motivi, principalmente legati alla formazione degli inquinanti, ma diciamo che il motore diesel di poco, il motore ad accensione comandata ha rapporti di compressione volumetrici, cui chiaramente seguono quelli manometrici. Un rapporto di compressione volumetrico del motore ad accensione comandata è di poco superiore a 10. Per il motore diesel siamo intorno a 16-17, non di più oggi, come vi dicevo, per motivi legati alla formazione delle emissioni inquinanti. Diciamo, tolto questo problema delle emissioni, il motore diesel infatti alcuni anni fa tranquillamente arrivavano a 20 come rapporto di compressione, in qualche caso 24, 22, 23, 24, quindi valori doppi o più che doppi rispetto a quello di un tradizionale motore ad accensione comandata, e quindi diciamo differenze appunto in termini di rendimento. Questo diciamo storicamente proprio è un po' la storia, insomma, di come mai hanno camminato in parallelo queste due tipologie di motori, appunto perché da una parte si aveva un vantaggio in termini di potenza specifica, l'altro invece ha sempre offerto un vantaggio in termini di rendimento. È chiaro che questo appunto è interessante come sviluppo storico di queste tecnologie. È chiaro che la tendenza di oggi, di alcuni anni ormai, è quella di prendere gli aspetti positivi dell'altro e cercando di limarne gli aspetti negativi. Insomma, il motore diesel ha avuto un'evoluzione molto forte negli ultimi 20-25 anni, andando a cercare di alcune soluzioni tipiche del motore ad accensione comandata. Il motore ad accensione comandata dal suo canto è andato ad imitare sempre più alcuni punti caratteristici, modi caratteristici funzionali del motore diesel. Proprio diciamo, il tentativo è quello di arrivare appunto a un motore solo che conglobi i vantaggi di entrambi, cercando di eliminarne i difetti. Okay? Questo come cenno solo, appunto, motore diesel, come dicevo, ha
ha fatto dei grossissimi progressi, e quindi ecco perché è così diffuso oggi rispetto, ripeto, se guardavate lo scenario della diffusione del motore diesel sulle autovetture 30 anni fa, era molto poco diffuso, veniva relegato su camion, su autobus, eccetera, proprio per questo problema della potenza specifica. Dicevamo, poi ha avuto un grosso sviluppo perché il problema della potenza specifica è stato risolto grazie alla sovralimentazione, che quindi ha praticamente eliminato questo problema intervenendo sul lambda B, consentendo diciamo quasi un raddoppio dei valori tipici del lambda B, ha praticamente livellato questo problema della potenza specifica. C'era anche un problema relativo alla rumorosità di questi motori, e le ricerche, gli sviluppi sulle tecniche di iniezione del combustibile in camera, tutti voi avete sentito queste cose, non abbiamo tempo né voglia di parlarne, di descrivere queste cose, però avete sentito sicuramente che questa iniezione è diventata qualcosa di sempre più sofisticata. Una volta, nel momento in cui c'era bisogno di una certa quantità di combustibile, tipicamente quel iniettore, questa specie di siringa che ad alta pressione spruzza queste goccioline sempre più minute di combustibile all'interno dei cilindri, una volta insomma quella quantità, quella portata di combustibile che doveva essere sparata all'interno del cilindro veniva sparata appunto in un'unica soluzione, dovevano entrare tanti centimetri cubici di gasolio, si apriva praticamente, immaginate appunto uno spillo sulla punta di questa, immaginatela grossolanamente come una siringa ad alta, altissima pressione, ok, si apriva quello spillo, iniettavo tutto quello che dovevo iniettare in corrispondenza di quel punto di funzionamento per ottenere quella potenza, quindi quella quantità prevista da quel punto di funzionamento, e basta. Questo significava appunto, da qualche parte, mi ricordo qualche giorno fa mi abbiamo anche detto, questo significava che nel momento in cui avveniva questa la combustione di quella quantità, questo gradiente di pressione è particolarmente ripido, particolarmente elevato, e questo gradiente appunto si traduce in sostanzialmente in una forte rumorosità, vibrazioni e forte rumorosità, e quindi scarso livello di comfort. Questa cosa è stata superata, come sapete, ripeto, non entriamo nei dettagli, ma tutti avete nelle orecchie questi termini, le cosiddette iniezioni multiple, nel senso che quella quantità, sempre la stessa perché devo dare quella potenza, quella quantità non viene più sparata in un'unica soluzione, ma viene frazionata in 2, 3, 4 volte in tempi brevissimi, chiaramente, cioè sempre verso la fine della fase di compressione, diciamo, quindi con intervalli di tempi dell'ordine dei decimillesimi di secondo, vengono effettuate iniezioni multiple che consentono, in parole estremamente povere, consentono di addolcire un po' questi gradienti di pressione. Il risultato è un abbassamento di parecchi decibel, 6, 7, 8, 10 decibel, che sono tanti, sulla rumorosità prodotta. Quindi in questa maniera, con queste tecnologie di iniezione, con la sovralimentazione, diciamo, adottando queste tecniche, come dicevo, negli ultimi 25 anni, forse anche 30, diciamo, un po' alla volta, si sono superate quelle limitazioni, e quindi oggi potete vedere che diciamo, è un match quasi alla pari, più o meno si dividono il mercato a metà e metà, insomma, in campo automobilistico.
l'ultimissima considerazione, giusto per chiudere, per darvela questa cosa, poi ci fermiamo, e tanto sono solo un po' di informazioni, niente di particolare. Quello che vi dicevo, il tentativo quindi di prendere il buono, imitare un po' l'uno con l'altro, e altrettanto diciamo fa il cerca il motore ad accensione comandata, che appunto, come abbiamo detto prima, ha come punto di forza l'elevata potenza specifica, come punto debole valori di rendimento non troppo elevati, ma soprattutto l'attenzione non è tanto rivolta al valor massimo del rendimento, ma l'attenzione dei progettisti ancora oggi è rivolta a questo problema di cui parlavamo prima, che quando vado a regolare la potenza tramite quella valvola di strozzamento, cosiddetta valvola a farfalla, questo rendimento crolla. E questa cosa preoccupa, perché se ci riflettete un attimo, data una certa vita media di un motore, se voi fate una statistica di quante ore il motore passa al massimo carico e quante ne passa in condizioni di carico parzializzato o fortemente parzializzato, sono chiaramente superiori, molto superiori queste ultime, ok? Quindi in una certa vita media del motore ne passa la maggior parte a lavorare in condizioni sfavorevoli dal punto di vista del rendimento. Se ne fate l'integrale, vedete che questo significa che come consumi che vengono fuori appunto nel tempo dell'integrale, questi sono elevati. Cioè, se io riuscissi a limitare la caduta di rendimento, che passa dal 32 al 20%, per esempio la facessi passare dal 32 al 28%, sarebbe un ottimo risultato, perché lavorare al 28% anziché col 20% per un periodo di tempo molto ampio significherebbe, a livello di integrale, di aver risparmiato enormi quantità di energia primaria, ok? Ecco perché c'è attenzione a questa cosa, e quindi c'è tutta una tecnologia ancora in fase di sviluppo, ancora non ha raggiunto gli obiettivi che si era preposti, che cerca di far assomigliare il motore d'accensione comandata al motore diesel. Cioè c'è una famiglia di motori d'accensione comandata che fa delle cose diverse, nel senso che cerca di regolare la potenza intervenendo su alfa piuttosto che su lambda di, e come fa? Perché cerca di far somigliare la combustione del motore un po' a quella del motore diesel. In pratica, anziché iniettare la benzina all'interno del condotto di aspirazione, fare una miscela omogenea e poi provvedere all'accensione, fa qualcosa di simile al motore diesel, cioè inietta la benzina direttamente all'interno del cilindro, produce una miscela eterogenea con l'obiettivo, diciamo pure la speranza, di in queste condizioni di far, con questa miscela eterogenea, di far sopportare al motore ad accensione comandata miscele magre, non fino a 70, ma dell'ordine, con rapporti alfa 30-40, nelle aspirazioni c'era anche arrivare a 50 come rapporto alfa, e quindi praticamente, se non fino al minimo, ma consentire la regolazione della potenza fino ad un certo punto senza toccare la farfalla, lasciando la farfalla sempre aperta, e regolare la potenza come il motore dice, semplicemente iniettando meno combustibile in seno alla sempre stessa portata di aria aspirata dal motore. Questa è un po' l'idea su cui si basano questi motori, si chiamano a iniezione diretta di benzina, la sigla che sono conosciuti, se prendete un opuscolo, un diagramma, una cosa qualunque, di solito sono indicati con l'acronimo, come al solito in inglese, GDI, Gasoline Direct Injection.
così, giusto per farvela riconoscere se è lei. Che significa questo? Sono dei motori ad accensione comandata che scimmiottano i motori diesel. Perché lo fanno? L'obiettivo è quello della combustione eterogenea, ovvero riuscire a far digerire al motore d'accensione comandata una miscela magra al fine di poter regolare la potenza con un sistema meno dissipativo, molto meno dissipativo rispetto alla tradizionale valvola a farfalla. Questa è un po' la logica alla base. Come vi dicevo, oggi esistono sul mercato, voi li potete comprare, queste tipologie di motori, si vendono regolarmente, però diciamo non hanno raggiunto proprio tutti gli obiettivi, diciamo è una tecnologia ancora in via di sviluppo, c'è da lavorare, insomma bravi ingegneri sono richiesti in questo settore. Domande, dubbi, perplessità, ci fermiamo qualche minuto.